Intanto siamo impegnati nei ringraziamenti perché sono tantissimi anche dalle stesse società che con noi hanno condiviso questa esperienza e questa esperienza esaltante. Quindi ringrazio tutti per le attenzioni, società sportive dell'Isola d'Ischia, gli amici, gli appassionati, sono stati veramente commoventi a formulare gli auguri, i complimenti, a dare conto effettivamente di quello che è stata un'impresa non mia, da parte dei ragazzi, se ricordiamo le condizioni in cui sono stati costretti a lavorare, e quindi ritengo che sono stati adeguatamente ripagati anche del loro talento, perché poi in campo abbiamo messo non solo passione e sacrifici, ma loro hanno messo il loro talento, che veramente quest'anno era di altissimo livello. Solo così si possono vincere i campionati, ma forti appunto anche di questi grandi sacrifici che ritengo forgiano ancora di più, oltre che il fisico, anche la mente, e di questi tempi non è secondario. Adesso, quali le prospettive per la B? L'idea è quella comunque di mettere in piedi un roster che ci faccia stare tranquilli, nel senso che non ci costringa una salvezza all'ultimo momento. Questo ovviamente dipenderà molto anche da quello che faremo in questa settimana. Abbiamo già molte sollecitazioni da parte di diversi anche giocatori, perché poi Ischia è attrattiva in questo senso, sia per l'accoglienza e l'ospitalità che riusciamo a garantire agli atleti, ma anche per le nostre bellezze. E devo dire che gli atleti di quest'anno hanno dato grande pubblicità, non a caso Rupil e Markovic sono ancora sull'isola, hanno chiesto di fare una settimana di vacanze qui perché sono stati rimasti affascinati dalla nostra isola, e quindi un roster per fare un campionato tranquillo. Ma questo dipenderà da una serie di fattori, non ultimo quello organizzativo ed anche, non nascondiamolo, economico. Questo passa ovviamente per la qualità e la quantità degli sponsor. Io spero che siano riferibili al nostro tessuto socio-economico. Abbiamo anche già delle sollecitazioni che avvengono da aziende importanti della terraferma, speriamo di riuscire a concretizzare, ma questo dipenderà anche molto dalla disponibilità della struttura, dalla capienza dei posti. In questo senso chiederemo anche all'amministrazione di valutare la possibilità di prevedere due tribunette alle spalle dei canestri, anche quelle movibili, per consentire anche al calcetto di continuare giustamente la loro attività, perché come per il vaccino, detto, non ci sia un vaccino in meno rispetto a una partita di basket in più, così vale il Foro Basket, è una realtà che da sempre si è preoccupata anche degli altri dal punto di vista delle attività. Chiaramente, se si riuscisse a mettere a sistema tutte le infrastrutture, anche quelle delle palestre scolastiche, e si condividesse con le altre società un modello organizzativo che in qualche modo desse adeguato spazio a tutti quelli che ne hanno bisogno rispetto a particolari caratteristiche delle strutture, andrebbe sicuramente tutto molto meglio. Spero che anche questo nostro risultato aiuti in qualche modo le amministrazioni locali e il mondo dello sport a rivedere alcuni standard e a metterci insieme in maniera concreta per andare avanti, in modo che tutti possano dare sfogo alla propria passione per tutti gli sport che intendono praticare. È inutile che ce lo nascondiamo, l'Isola d'Ischia, ma ancora di più Forio, ha bisogno di altre infrastrutture. In questo senso spero che questo risultato possa sollecitare i giusti interventi, anche migliorando questa infrastruttura dal punto di vista degli impianti di condizionamento, insomma dell'estetica, della manutenzione e della salvaguardia delle aree esterne, che spesso non sono proprio al meglio dell'accoglienza. In questo senso il mondo dello sport è a disposizione dell'amministrazione, come sempre, per dare una mano. E adesso ci godiamo un'estate che spero sia anche di lavoro, oltre che di riposo, soprattutto di lavoro per tutti i nostri concittadini, dopo un periodo veramente molto triste e molto buio, che ha alimentato paure e sfiducia. E adesso è il momento della fiducia, è il momento della ripresa. Spero che il risultato del Foro Basket sia stato di buon auspicio per tutta l'Isola d'Ischia.